Buonasera a tutti, benvenuti. Vediamo se abbiamo il collegamento. Mi sembra di no, per il momento non vedo nessuno. No, mi sembra. Forse sì, ecco qua, Roberta. Sì, ce l'abbiamo, perfetto. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Bene. Ok, Anna, ciao carissima. Miria, sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo. È partito. Bene. Cara. Dunque, benvenuti a tutti. Adesso aspettiamo anche Deborah che ho già invitato e quindi arriverà, spero che entri. L'ho già invitata, se mi sente provi a dare la conferma come abbiamo fatto prima. Sì, tutto bene, sto bene, tutto a posto, tutto tranquillo. Siamo sempre qua, ma tutto bene. Bene. Anche Maria Grazia, ciao cara. Ciao Sabri. Rita, che piacere, eccoci qua, tutto il nostro bel gruppo, sempre compatto. Allora, vedo che Debora, se sei in linea, puoi anche entrare. Io ti ho già mandato l'invito, dovresti accettarlo. Prova a vedere se c'è qualche problema, se no chiedi tu l'invito per entrare e ti accetto io nel caso avessi dei problemi, sai che va bene ugualmente. Quanta emozione, eh sì, è sempre emozionante. Ciao Stefania, ciao carissima. Un bacione. Anche Stefania, spero di averla presto con noi, porta la sua testimonianza. Abbiamo tanti appuntamenti, ecco, perché è importante. Io penso seriamente che questa cosa di testimoniare sia importante perché si capisce che veramente la metafonia è un metodo valido, ovviamente. Con tutti i limiti del caso, ma comunque è valido perché comunque dà veramente delle prove, secondo me, forti dell'esistenza dei nostri cari nell'altra dimensione, che poi è un'altra dimensione solo energetica, perché sono accanto. Eccola qua, Debora, benvenuta. Benissimo, ti vedo. Ok, approvo. Invia, ok. Perfetto. Ci sei? Mi senti? Mi senti, Debora? Voilà. Ok. Ci sei? Oh, beh. Aspetta, ti vedo bene. Tu mi vedi? La vedete tutti? Penso di sì. Sì. Fantastico. Sì, Vediamo un ma po'. sono. Sento la voce un po' bassa, Debora. Prova ad alzare il volume al massimo. Sento la voce un po' bassa. La voce. Tu mi senti? Debora. Mi sa che non riesce a... Aspetta. Vai. Sono in... Debora, mi senti? Aspetta che qui Debora. No, annulla. Aspetta. mi sa che non riesce a... Vai. Sono in... Debora, mi senti? Aspetta, segui. Debora. È un po' Sì, ti indifferita, ti sento, arriva ma... la voce indifferita, Debora. Però ti sento molto bassa, Aspetta. devi alzare il volume, Debora. Ah no, è messo giù, così è messo giù. Ha messo giù, ha sbagliato. Aspetta, eh. Vediamo un attimino. Ha messo giù per errore. Vediamo se riesce a ricollegarsi. È sempre un pochettino... Perché chiaramente è una cosa un po' particolare, no? Quindi aggiunta in corso, adesso arriverà. Comunque, adesso intanto cominciamo intanto noi a andare avanti, che parte tutto quanto. Benissimo. Sì, allora, tutti gli altri ci sono, ti stanno dando tutti il benvenuto. Debora, però non ti vediamo. Non ti vediamo. C'eri e poi devi aver messo giù per errore, secondo me. Richiedi il collegamento ancora, Debora, te l'ho rinviato anch'io, basta che accetti. O accetti il mio o mi chiedi tu il tuo, è uguale, è nei due sensi. Sei emozionata, aggiunta in corso. Aspetta, eh. Allora. Vediamo un attimino se riesce ad arrivare. Vedi, nessuna risposta dall'ospite del video in diretta. Debora, devi
Devi chiedere di entrare o accettare il mio invito. Io te l'ho già mandato, eh. Ho qualche problema di linea, secondo me, perché non riesco a capire. Io di più non posso fare, veramente. Eccola qua, eccoti qua, eccoti. Ci sei, non toccare più niente, non toccare più niente. Basta. Ascoltami, alza solo un po' il volume, Deborah, perché ti sento la voce veramente bassa. Mi senti? Adesso un po' di più, adesso un po' di più. Perché Ma veramente sono uscita basta. con il cellulare, con il computer non riesco ad entrare, non so Ah, come va mai. bene, Vabbè, pazienza, fai col buonasera a cellulare. tutti. Va bene Sì. col cellulare. Va bene, fa niente, non ti preoccupare, va benissimo. Allora, cara Deborah, ok, allora io non ti ho ancora presentato perché eravamo tutti alla ricerca del contatto. Adesso sei tutto ok, non toccare più niente. No, Quello assolutamente. che, quello che ti volevo dire, io ancora non ti ho, diciamo, tra virgolette, presentato, non ho detto niente di te. Vorrei che lo facessi tu con le tue parole, perché penso che sia la cosa più importante. Quindi, come ci siamo già dette, la tua è una testimonianza che tu generosamente offri a tutti, perché vuoi chiaramente condividere questi momenti e anche far capire che questa cosa è possibile, non è una cosa poi così empirica per quanto possa sembrarlo. La metafonia è una realtà. Quindi lascio a te la parola e quindi raccontati al nostro gruppo di Focus, raccontati. Allora, buonasera a tutti, sono Deborah Gasparotto. E dunque, la mia nuova vita è iniziata l'anno scorso, il 13 gennaio del 2021, quando il mio primogenito Stefano, di 24 anni, è morto. Ha deciso di lasciare questo nostro mondo e di lasciarlo volontariamente. Da lì, questo suo gesto ha lasciato me, suo padre, tutta la sua famiglia, sbalorditi, attoniti e in un grande dolore, schiantati, eravamo schiantati dal dolore. E dopo un primo momento, durato alcuni mesi in cui ero in una sorta di bolla, di non so neanche io come definirla, di oceano di dolore, di quasi intontimento, ho iniziato ad andare alla sua ricerca perché, comunque, volevo sapere, dove fosse finito. Dov'era mio figlio? E quindi ho iniziato il mio percorso intimo, il mio percorso spirituale, attraverso le letture, attraverso corsi e attraverso anche degli incontri. Questo mio percorso, poi, attraverso questo mio percorso ho approdato al convegno di Salerno. Il convegno di Salerno organizzato, il convegno di Salerno è Tempo di Luce, organizzato dall'Associazione Nell'Infinito con Francesco. E lì ho incontrato anche la metafonia. È una tecnica che io non conoscevo assolutamente, però è stato per me un'apertura fantastica verso una nuova visione e un nuovo mondo. E lì ho incontrato mio figlio, l'ho di nuovo incontrato, l'avevo perso e l'ho rincontrato. Perché io non sapevo niente di questa metafonia e quando ho incontrato Ilde ha detto a me e a mio marito, ma vediamo se arriva. E mio figlio è arrivato, Stefano è arrivato con la sua voce,
È stata una cosa incredibile, incredibile. Cioè, l'emozione è stata grande, è stata enorme, è stata grandiosa. E non solo aveva il suo tono e la sua voce, bensì poi ci ha detto delle cose per farci capire che era lui. Quindi ha detto, ad esempio, hanno anche un linguaggio arcaico, no? Utilizzano, però utilizzano anche delle parole per farci capire, che per farsi riconoscere. E per farci capire che loro sono sempre vicini a noi ed è fantastico. Lui, ad esempio, con Hilde in quella seduta ha detto: "Ma ti amo." E lui era solito salutare me e suo padre con: "Ma ti amo, pa ti amo." Ad esempio Stefanino era un soprannome, un nomignolo dato da un mio cugino, lo chiamava, era alto grosso, è alto grosso mio figlio e insomma lo chiamavano Stefanino. E poi ha detto che tipo era goloso di pizza, infatti lui è di pizza e di dolci, cioè ha raccontato alcune sue abitudini, suoi gusti che solo, insomma, solo noi sapevamo, ecco, per farsi riconoscere. E da lì è stato poi anche una voglia di praticamente di avere un contatto sempre più personale con mio figlio, perché poi senti proprio la voglia non solo di sapere di tuo figlio, dov'è, come sta, cosa fa, no? Ma anche proprio una conoscenza, no? Di una dimensione di un'altra dimensione che non è la nostra, non è la dimensione terrena. Quindi questo è fantastico, perché ti porta anche alla conoscenza, pian piano, no? A una conoscenza fantastica, insomma. Che poi dico, Deborah, io non ero neanche nei tuoi programmi perché ti No. hanno messo a me perché avevi un altro appuntamento che è saltato perché chiaramente questi convegni sono un po' dei tritacarne, quindi sono tanti Certo. contatti, è saltato il tuo, quindi ti hanno messo a me che tu non conoscevi la metafonia, tantomeno la sottoscritta, quindi era proprio Assolutamente, bravissima. esatto, era Sì, nel sì, destino, sì. cioè dovevi proprio incappare in questa cosa, no? Come poi è successo a tutti, come è successo a me fondamentalmente, no? Non è che l'ho cercata la metafonia, in qualche maniera mi è arrivata e poi è stato un cammino, perché se hai una buona esperienza è impossibile non decidere di approfondire il discorso, capito? Non lo Sì, lasci lì, è non lo vero. lasci. E poi la metafonia è stata una scoperta perché ho capito e si capisce che non c'è assolutamente bisogno di medium, di sensitivi, ma è proprio, c'è soltanto bisogno, è solo necessario l'amore che tu hai. Per tuo figlio, per i tuoi cari, non solo. E quindi questo basta per avere il contatto con i tuoi cari che sono comunque in un'altra, sono vicino a noi, però sono di energia, no? E quindi puoi avere questo contatto non tramite chissà che procedure o eccetera, ma semplicemente con il cuore, con l'amore, ed è bellissimo, una scoperta fantastica, no? Che tutti possono
Infatti ho iniziato anch'io, grazie ai tuoi insegnamenti, a intraprendere questa strada, questo percorso della metafonia, perché ho sentito l'esigenza proprio di avere un contatto personale con mio figlio, non solo con mio figlio, poi ho cercato anche di, allora inizio a dire, ma chissà come sta mio padre, che è anche mio padre nell'altra dimensione, no? E Eh gli è sì, tutto molto naturale e è un percorso difficile perché è anche molto tecnico, però ti dà degli riscontri pazzeschi, che forse comunque che altri magari tipi di medianità non ti danno. Sono dei riscontri oggettivi, sono perché cioè, le parole ci sono quelle, non so, Le è senti, pazzesco. le senti con le Mi tue orecchie, sento. questo è il fatto che è bello della metafonia. Mentre in altre forme, diciamo, di medianità, tra virgolette, comunque è sempre qualcuno che fa da tramite, dice le cose, no? Quindi anche nella scrittura, queste cose qua, è sempre una cosa un po', capito, che c'è sempre il tuo intervento in qualche maniera. La metafonia è una cosa oggettiva, il computer registra, tu non puoi in nessun modo intervenire. Ok, in una Certo. registrazione non puoi intervenire, quindi una frase, quello che ho sempre detto, no? O c'è o non c'è tanto da star lì a pensarci, capito? È così che deve essere. E la vera forza, la vera potenza è l'amore, la vera antenna è l'amore. È, come posso dire, è proprio l'energia che la coscienza nostra che sopravvive, no? Questa è la bella notizia, la nostra coscienza sopravvive, no? E questa permette che noi, anche noi che siamo coscienza incarnata e vivente, ma siamo anche noi spiriti incarnati, quindi riusciamo a comunicare, a capire che la vita prosegue, chiaramente, e questa cosa, chiaramente, anche nei dolori più devastanti come il tuo, Debre, come di tante altre persone, riesce comunque a ridonare, a ridare un po' di equilibrio dove invece c'è il baratro, ecco. È Sì. chiaro che è un percorso in salita, io lo dico sempre, no? Non è tutte rose e fiori, perché tu No, sei una certo. persona estremamente concreta e tra parentesi, cosa che ci siamo sempre detti, e tu me lo confermerai, tu sei anche partita come una persona che non credeva in queste cose, assolutamente scettica per formazione, quindi non eri una che te la cantavi, che te la suonavi, in poche parole, cioè tu sei partita veramente con lo sguardo giusto, obiettivo, volevi capire cosa stava succedendo, hai capito? Quindi hai anche questo dalla tua parte, no? Perché sei partita col piede giusto, Certo. che è quello che bisogna tenere, perché io sono sempre anch'io, malgrado tutto, abbastanza razionale, no? Cerco sempre di tenere una parte razionale sempre ben presente quando ascolto, perché faccio sempre da filtro, no? Quindi sono io che devo avere discernimento e capire le cose. E quindi questa è una cosa molto importante. Una cosa che volevo dire anche, Debora, che poi abbiamo fatto, l'altro contatto che abbiamo avuto, ti ricordi che ha fatto anche lì, ha dato delle altre prove, che le prove che sono importanti, che io dico sempre, sono quelle che non sono googabili, cioè nel senso che nessuno può sapere le cose che avvengono in casa della signora Gasparotto, ok, se non suo figlio che lo può vedere, ma io che Certo. sono chilometri e chilometri lontano, meno che meno. Loro, quando danno delle prove che sono di vita quotidiana, lo fanno non perché sia importante cosa c'è sulla pentola in cucina o se hai cambiato, se hai verniciato di rosa la tua casa, perché comunque ti vogliono dare delle prove che loro vedono quello che succede in Sì, famiglia, che sono partecipi è e che poi vero, è danno vero. testimonianza. È vero, perché quando abbiamo fatto il corso, io e te, praticamente questo alla sera, di pomeriggio io avevo fatto per la prima volta una torta con il grano saraceno, per quelli che sono intolleranti al glutine, non contiene glutine, eccetera. E lui, quando abbiamo fatto metafonia, poi è arrivato anche mio figlio e ha detto che io ero allergica, eccetera, al glutine, una cosa pazzesca, molto preciso, cioè molto preciso, proprio perché loro continuano a voler farci vedere che loro sono sempre vicino a noi, che partecipano alla nostra vita quotidiana. Anche perché noi mamme, comunque mamme o genitori in generale,
Quando si tratta dei nostri figli, eccetera, siamo anche molto, molto, cioè, prima di credere che sia veramente nostro figlio, ce ne mettiamo un po', cioè non ci facciamo prendere in giro o illudere, no? Perché è in gioco il nostro figlio o nostra figlia che sia, quindi assolutamente vai con i piedi di piombo, no? E dici, beh, aspetta, vediamo. E quindi loro cercano di darti e di fornirti prove, cioè, pazzesche, proprio perché sanno che noi abbiamo bisogno di queste prove proprio perché non vogliamo illuderci, no? È in gioco l'amore dei nostri figli e quindi, insomma. È vero. Infatti, la storia del glutine, peraltro, era particolare perché tu non hai mai comprato niente pensando al No, glutine. Era il primo giorno che lo assolutamente. facevi. Sì, È stato il giorno che tu hai fatto il contatto e hai detto avevo subito quella proprio cosa. aperto questo pacco di farina di grano saraceno e avevo fatto questa torta. Era una cosa particolarissima. Vedi? Loro colgono proprio anche questi particolari per dirci: guarda, mamma, che io ero lì con te quando stavi facendo la torta, insomma, è Esatto, sì. Eh pazzesco. Sì. sì, e questa è la cosa importante perché, insomma, è quello che diciamo oggi, no? È la cosa bella è che quando una persona fa metafonia da sola, diciamo che tutti possono farla, no? Quando impari quelle poche cose tecniche che c'è da imparare per fare le cose fatte bene, rende più facile tutto, e solo per rendere tutto più facile, perché poi quando uno riceve, e tu lo sai, te l'ho già detto, ricevi veramente con qualsiasi cosa, una volta che si è aperto il canale, che loro sanno che tu puoi sentirli, si mobilitano, capito? Su segreterie telefoniche, telefonini, cioè di tutto, cioè qualsiasi cosa elettronica, loro la riescono in qualche maniera, se vogliono, a farti arrivare un messaggio, un segnale forte. E quindi è l'unica vera barriera, che lo dico sempre, che quella che rende più difficile, è quando noi siamo energeticamente sotto stress, quindi nel dolore immenso. Ecco, io ho notato, o perché non stiamo bene, ecco, quando siamo in questo stato è come se la nostra energia, il nostro ponte d'amore in qualche maniera fosse traballante, non riesce a stabilire la connessione, no? Quindi io dico Certo. sempre, quando fate metafonia, fatela sempre quando state bene, quando non siete nella disperazione più totale, nel senso che il dolore è troppo forte, perché uno fareste stare male anche loro, perché si avvicinano a noi con tanto affetto, ci abbracciano e noi disperati continuiamo a piangere come se non ci fossero. Quindi per loro una doppia delusione, no? Perché loro chiaramente Certo. dalla loro parte sono in un mondo bello, per quello che dicono è meraviglioso, sanno che ci ritroveranno, ci vedono, stanno con noi quando vogliono, ci sentono, ci vedono, non hanno malattie, non hanno morte, capiscono il senso di tante cose che noi non capiamo da questa parte, quindi siamo nell'incertezza più totale. Quindi loro hanno tutti i motivi per essere felici, nelle comunicazioni questa cosa è evidente, e noi abbiamo tutti i motivi per essere tristi. Questo è lo scontro, capito? È veramente pazzesco. Però io ritenevo che, insomma, tu, Deborah, per la tua forza estrema, che mi ha colpito dal primo incontro, la forza che tu hai, perché cioè, non stiamo parlando di cose leggere, la tua è stata una situazione veramente molto molto pesante da smaltire. E non è passato così tanto tempo, quindi è tutto il tuo lavoro che ti ha portato, secondo me, ad avere questa pacatezza e forza, comunque, capito, pur nel dolore, di intraprendere certi percorsi come li hai fatti te, la tua volontà estrema, no? Perché lui ti ha sicuramente indirizzato verso questa metafonia, come ho fatto con altre persone, ti portano proprio in quella strada lì, e però tutto il resto ce lo devi mettere tu. Capito? Perché Sì. quando io aiuto qualcuno, io posso dare un messaggio, però ci sono veramente delle persone che alla fine non riescono ad andare più là del messaggio. Il messaggio deve essere soltanto, come posso dire, una pietra d'angolo su cui partire per poter costruire delle certezze, farsi un'idea, quantomeno una preparazione. Se una persona passa da un messaggio all'altro,
da pinco a pallino, da pallino a pinco, alla fine è come, capito, non esci fuori, non esci fuori, perché comunque non fai un percorso tuo di consapevolezza, che è quello che ti aiuta veramente, no? È Ma così. sì, devi fare un percorso proprio di conoscenza, pian piano, di consapevolezza e di conoscenza che c'è una vita oltre la vita. E lo fai prima cosa con la metafonia, lo fai veramente perché inizi a dire, oddio, ma questi nostri figli che credevamo morti sono più vivi di noi. E inizi a chiedere che cosa fanno, iniziano a dirti che nuotano, festeggiano, lavorano, studiano. È pazzesco, no? E quindi inizi a forse poi a dare anche un senso alla tua vita. Perché quando ti muore un figlio, spesso e volentieri, inizi a pensare che la tua vita non ha più alcun senso, no? Però poi, pian piano, facendo questo, insomma, questo cammino spirituale, inizi a dire, ma forse il senso di questa vita è proprio affrontare determinate esperienze anche di dolore per capire cos'è la gioia, no? Forse il senso della vita è dare anche amore, no? Aiutare anche gli altri perché l'altra dimensione comunque o l'altra vita dove ci sono i nostri figli è una vita d'amore, una dimensione di puro amore. E quindi, insomma, inizi pian piano a capire che forse il tuo percorso di vita è anche fatto di queste esperienze, no? Di dolore. E poi ti aiuta tanto il fatto che comunque, sai che un giorno, e te lo dicono in metafonia, che un giorno li ritroverai. Che loro saranno lì quando tu farai questo passaggio nell'altra dimensione, quindi è molto confortante la cosa, no? Anche perché ti ricordi, Deborah, che tu mi avevi detto che quando hai fatto il primo contatto, beh, io non me lo ricordo più, ma hai detto te, che tu avevi dentro di te dei sensi, io non sapevo ovviamente niente di come, di quello che era successo, no? E tu mi hai detto che avevi dei grandi sensi di colpa dentro, avevi dei blocchi proprio dentro fortissimi, e lui ti aveva risposto proprio senza neanche chiedere a questa tua ansia che avevi dentro il tuo cuore, lui ti ha subito tranquillizzato, no? Ha voluto subito toglierti questo senso di colpa, e dopo da lì è venuto fuori tutto il discorso. Infatti è una cosa bellissima perché tu hai questi sensi di colpa enormi, profondi, che ti lacerano l'anima. E invece loro ti dicono, cioè almeno Stefano mi ha detto che non era il suo mondo, che è stato un patto dell'anima, quindi che la sua esistenza doveva finire in quel momento, in quel giorno e così. E quindi te ne fai anche una ragione, diciamo. Il dolore rimane, ce l'hai, ce l'avrai sempre, però dai un senso a tutte le cose, a tutte le esperienze che ti capitano nella vita, no? È dura, è durissima, questo è innegabile e lo sarà per sempre fino alla fine dei miei giorni, però pian piano quando riesci comunque a vedere cioè, che comunque tuo figlio c'è, che comunque a dare un senso a ciò che fai quotidianamente, che tutto comunque ti porta verso l'altra dimensione, tutto ti porta. Tutte le esperienze, tutti gli incontri, tutto ciò che fai. Il fine ultimo, secondo me, è l'amore,
e l'amore che c'è nell'altra dimensione. Questo è, secondo me. No, ma penso che tu abbia perfettamente ragione, cioè, è così, è chiaro che non è facile, capito? Perché non è un percorso, cioè tu lo racconti in maniera serena, ma immaginate tutto il tormento che c'è nel suo cuore, tutto quello che ha passato, la sua razionalità, vincere la sua razionalità, accettare una cosa che gli sei proposta, la vita gliel'ha proposta e riuscire a comprendere perché ha sentito con le sue orecchie, quindi lei ha capito, la sua razionalità è stata, diciamo, saziata, tra virgolette, perché ha avuto intanto la voce di suo figlio, quello lì, è stato per lei un'emozione che erano commossi ambedue tantissimo, perché è un'emozione fortissima sentire la voce del proprio figlio. Io quando sento la voce di mio papà, dopo un anno che era mancato, io ho sentito la voce di mio padre, che cioè, è stata una cosa, capito due parole, ma io ho capito che mio padre c'era, capito? È stata una cosa che mi ha convinto definitivamente che la metafonia era una cosa reale, quindi è stata quella. Lui è arrivato proprio spontaneamente un Natale, dopo un anno che era mancato. Io stavo preparando il pranzo di Natale ed ero tristissima, perché insomma il secondo Natale senza di lui l'avevamo sempre passato assieme. E poi, siccome mi veniva il magone, perché anch'io sono una lacrimosa di prima, mi veniva il magone, ho chiuso il discorso perché non volevo piangere davanti ai miei figli, a mia mamma, tutto, attristare tutti quanti, no? Quando sono andata a rivedere i filmati fatti con l'iPad del Natale, in un filmato non si vede, non si sentono rumori della tavola, che invece doveva essere una cosa normale, e si sente la voce di mio padre che dice qui Giorgio, col suo nome, era proprio la sua voce. Cioè, ma talmente forte che pensa che io mi ricordo che io, perché chiaramente all'inizio cerchi sempre conferme, no? Mi ricordo che avevo chiamato mia nipote, che all'epoca era piccolina, e l'avevo chiamata e gli ho detto: ti faccio sentire una voce al telefono, dimmi di chi è, perché era una bambina di 4-5 anni, ho detto, non la puoi condizionare in nessun modo, no? Perché per i bambini tutto è normale, no? Allora gliel'ho fatta sentire e lei mi ha risposto al telefono. È il nonno, cosa c'è di strano? Se c'è ragione, però voglio dire, perché lo sentiva talmente bene, l'ha riconosciuto subito una bambina al telefono, capito? Quindi per dirti com'era forte questa voce, che mi ricordo che all'epoca c'era ancora Riccardo Di Napoli, che ne avevamo parlato prima, no? Riccardo Di Napoli, e io l'avevo chiamato, ho detto: Riccardo, mi è successo questa cosa, e lui mi ha detto: ma Ilde, non c'è proprio nessun dubbio, ma io te l'ho sempre detto che tu sei una metafonista nata, sei tu che non vuoi che poni resistenza. Poi ho detto: sei tuo padre, questo io non te lo posso dire, che non conosco la sua voce, ma se tu lo riconosci come sua, io è tua, capito? Però la frase si sente benissimo, non c'è bisogno del mio aiuto. Quindi era proprio una cosa molto molto chiara, no? Quindi per dirti come questa cosa poi. Vedi come ha preso alla fine, dopo l'aver superato il mio dolore, in quantomeno aver capito che mio padre c'era, poi questa cosa si è aperta verso tutti gli altri, con i risultati che tu Questo, vedi, no? Guarda, certo. tutta questa cosa. Quindi, insomma, Debora, io veramente sono, come posso dirti, affettivamente ti voglio bene perché tu sai che la mia ammirazione verso di te è totale, no? Perché io ne vedo tante di persone di tutti i tipi. E quando vedo delle mamme forti come te, io non posso altro che chinare il capo con grande stima, capito? Perché dire, capisco tutto il dolore che hai dentro e tutta la forza che ci stai mettendo per portare questa testimonianza per tutte le altre persone che sono in ascolto, che magari non hanno ricevuto, che magari non riceveranno mai, perché non è che sia, cioè voglio dire. In linea di massima si riceve sempre, no? È vero, però non è mai matematico, ecco quello che voglio dire, no? Io devo dire la verità, ho dei miei cari che sono nell'altra dimensione e non li ho mai sentiti, ma non è che mi sono fatta dei problemi più di tanto su questa cosa qua, nel senso che dico, va bene, probabilmente hanno altri compiti, non questo, non è necessario questa cosa, no? Vengono le persone che devono venire a te perché servono anche al tuo percorso spirituale, come te, nel caso tuo figlio, in qualche maniera, secondo me, ha messo pace un po' nel tuo cuore, ti permette in qualche maniera di poter andare avanti, Certo, capito? assolutamente, Penso. assolutamente. Sì, Penso che sia così. assolutamente. Trovi comunque delle motivazioni, no? Per andare avanti, perché se no la tua vita Esatto. E sarebbe poi finita.
Poi ascoltami, una cosa che mi è venuta in mente anche, nel messaggio che ti aveva detto anche dello specchio, perché tu hai la Ah, telecamera sì. che c'è negli occhi, che dei luce, Un'altra ti ricordo. cosa sempre nel corso con te, che ha detto: io sono con voi nella luce, sotto i quadri e vicino allo specchio. Ho detto: mamma mia, tu non sapevi assolutamente nulla perché non conosci né casa mia, niente. E io metto la videocamera. Ho una telecamera che di notte a raggi infrarossi videa tutti i vari movimenti di energia, eccetera. E infatti si vedono questi tipo orbs o comunque queste luci proprio sullo specchio e accanto a due quadri che ho, eccetera. E anche lì, sempre per dimostrarmi, ma io semplicemente dicevo, bah, sarà, che ne so, sarà la luce, sarà, perché comunque sono molto, anch'io, molto, sempre molto scettica. Non credo mai tanto per sentito dire. E quindi anche lì ti danno continuamente, ti danno prova, no? Che loro ci sono, che sono in mezzo a noi, che insomma, Benvenuti. è fantastico e sono sempre degli input, no? Per noi per andare avanti, perché hai un momento di sconforto. Un momento di disperazione, poi sei un po' più sollevata, sei un po' più allegra, poi di nuovo ripiombi, Ripiombi, sì. cioè, perché è umano, siamo umani, comunque c'è una forte nostalgia di lui, perché noi eravamo legatissimi, c'era un forte dialogo, mi mancano le sue risate, i suoi sorrisi, le sue parole, cioè. Era un ragazzo fantastico, fantastico, come lo sono tutti, come lo Sì, sono tutti, eh. Cioè, certo. io dico di mio figlio perché. E quindi questo manca e mancherà sempre. Manca il Esatto. contatto fisico, lui era molto presente in famiglia, tantissimo. E quindi questa sua fisicità, no? Lui in metafonia con te, si è chiamato Bestione, vi volevo bene. Perché lui era grande grosso, è grande grosso, quindi aveva questa fisicità imponente, no? E poi metteva anche a suo padre le mani sulle spalle, diceva: ciao pa, come stai? E quindi questo a noi manca tanto. Sì, Questo credo Deborah che la sua estrema sensibilità sia stata, capito, perché comunque dopo, vabbè, dopo quando ci siamo conosciute, tante cose che mi sono arrivate, me le hai spiegate tu, mi hai detto com'era, perché io non sapevo niente, né com'era fisicamente, tu lo sai perfettamente, lui non avevi era. messo una foto davanti, zero, e tutto è stato fatto così in estemporanea, quindi per te è stata un'ulteriore prova che era veramente lui, perché io non potevo Sì. Ad assolutamente. esempio, lui ha lasciato una lettera da Dio e nella lettera lui era estremamente generoso, era di una bontà d'animo immensa e ha ringraziato tutto e tutti. Nella metafonia, lui. Dice sempre grazie, grazie Ilde, grazie mamma, grazie. E questo è anche questo è un suo carattere distintivo. Lui ha sempre ringraziato. Era un ragazzo, tra l'altro, è un ragazzo intelligentissimo e di una sensibilità estrema. E secondo me. E cioè, questa sensibilità ce l'ha tuttora, no? Che mantengono queste sue Sì, è queste loro vero. caratteristiche. È vero. E infatti, ha tantissima energia, ma anche qui lui era di un'intelligenza, di una generosità, di una bontà d'animo, quindi di un'energia pazzesca anche qua. E infatti di là l'ha mantenuta, perché tu mi dici anche nella diretta, è arrivato nella diretta di un po' di tempo fa, nel D27 è arrivato lui per primo, e tu mi hai detto che aveva un'energia pazzesca.
In effetti lui aveva tanta energia anche qui, cioè, Eh sì, perché sento anche mantenne. fisicamente, io li sento anche fisicamente, quando sono così forti, oltre a riceverli proprio con l'audio, io proprio ho delle sensazioni fisiche che mi fanno capire che ci sono, e vuol dire che hanno tantissima energia, no? È quella che mi permette, che sono con qualcuno, di capire che non è solo, ecco, anche se non li vedo veramente in quel momento, ma sento la loro energia presente, e quindi hanno tanta energia, quindi vogliono, capito, quando arrivano così come un'onda, capito? Devono comunicare, devono subito andare dritti. E quella volta era venuto, capito? Vedi, una diretta aperta a tutti, quello che dico sempre, no? Nelle dirette, non fate richieste, perché tanto comunque viene chi può venire e chi deve venire. Ed è così, capito? Lui in quel momento doveva venire ed è venuto, hai capito? È Sì, così, sì, Debora. sì. Non bisogna neanche avere chissà che aspettativa, perché sicuramente tanto loro sanno di cosa tu Sì. hai bisogno e in qualche modo si fanno sentire e si fanno, cioè sono presenti nella nostra vita, solo non devi crearti tutta questa aspettativa perché non va bene, insomma, perché anche loro possono e non possono venire, dipende da che cosa hanno fa da fare, Poi se spesso, sono. sai cos'è, Debora? Spesso più che loro, che anche io che sono da sola, magari come qua adesso siamo, che sennò siamo più di 200, ovvio che di 200 almeno 199 vorrebbero un messaggio, ma io non ce la faccio a fare 199 messaggi. Quindi è una mia mancanza, capito, fisica, materiale, per poter accontentare, di poter accontentare tutti, ma non vuol dire che non ci siano, capito? Perché anche lui, Certo. ti ricordi quando si è fatto chiamare Stefanino, che tu lo chiamavate, cioè, le Eh cose sì, particolari, capito, che ti fanno eh capire, eh? sì, che sono Ma loro, sono assolutamente, veramente, assolutamente. Poi comunque. vabbè, la voce è stata una cosa eccezionale, cioè un riscontro così Ma lui, sì, quello è stato il massimo, eh. non più, Il massimo ecco. che si può ottenere, perché guarda, io lo dico sempre, succede che ogni tanto arrivino con la loro voce, è già successo più di una volta, però se devo fare se dovessi fare un parallelo, una percentuale, direi 1 a 10, e non ti so dire cos'è che, capito, modifica questo valore, no? Perché una volta arrivano con la, però diciamo che quando lo fanno, anche due parole lo fanno proprio come è stato mio papà, è proprio perché in quel momento c'è bisogno di far capire che loro ci sono. Capito? Come entrare a gamba tesa e dire no, ci sono io. Forse perché io ero talmente scettica, anche mio marito, che lui ha detto: se non entro, se non parlo con la mia voce, loro non ci Sì, credono. probabilmente si è È fatto questo. possibile. E ha detto: no, lì devo giocare tutte le mie carte che ho. Sì, perché io penso che dall'altra parte loro si diano molto da fare per cercare di combinare le cose giuste, no? Quindi ti hanno fatto arrivare a me che non dovevi, quindi probabilmente avranno già manovrato anche quello, perché voleva che ti farsi sentire con la voce, e l'unico mo modo per farsi sentire con la voce è la metafonia, che se ne dica è questo, non ne Ah, abbiamo altri, eh. sì, Perché è se tu vero. avessi fatto un contatto anche con la più brava medium del pianeta, comunque non avresti sentito la sua voce. Eh sì, è il contatto più diretto che uno ha con i propri cari. Nell'altra dimensione, la metafonia, è il contatto diretto. Non è filtrato da nessun'altra cosa, da nessun'altra persona che quindi può interpretare bene o male le parole, no? Esatto. E le frasi. E invece la metafonia è una cosa diretta, le parole sono quelle, le frasi sono quelle, basta. E Esatto. quindi è veramente una cosa, oserei dire, quasi scientifica, no? Esatto, Che quindi sì, anche possiamo dirlo, dai, tra virgolette. tra virgolette, comunque anche il più scettico di noi, no? Se incontra la metafonia, tutte queste resistenze, secondo me, poi le lascia andare perché è veramente fantastico. Cioè, è una Certo. cosa diretta, è una cosa diretta e scientifica Certo. e oggettiva. E oggettiva. Esatto. Infatti adesso mentre stai parlando, ho visto sotto una Lucia che dice: Elia era venuto con la sua voce, ricordi, di una diretta, suo figlio è venuto con la sua Ecco, voce. Me lo ricordo questa cosa, sì.
Hai è una capito? cosa. Quindi succede, vedi, perché poi adesso intanto riesco, perché adesso guardando te intanto si sovrappongono le scritte, riesco a vederle, no? Cosa che invece non riesco a fare quando faccio metafonia, e vedi che c'è questa cosa. Quindi, Deborah, che dire, io sono felice di averti avuto qua, perché veramente io sto cercando di dare vari tipi di testimonianze, cioè mamme come te che diciamo sono fresche, tra virgolette, di dolore. E però è giusto che vedano qua che cammino hai fatto, quanto sei forte, capito? Pur nella tua estrema razionalità, hai voluto con grande generosità testimoniare, no? Perché tu te la senti, sei sicura, sì, me la sento, ma la fa per amore per tutto il gruppo, per tutti quelli che sono in ascolto. Ecco perché ci vuole sempre il massimo rispetto, no? Per queste cose, perché comunque non è facile nemmeno testimoniare. Quindi io lo dico anche nelle dirette, no? Sai quante volte mi scrivono in privato perché per vari motivi non se la sentono di dirlo pubblicamente, no? Io lo capisco, lo comprendo, perché non è facile neanche testimoniare, non è facile, capito? Quindi è grande stima mia personale, capito, per questa cosa che hai fatto. E poi sono felice di tutto quello del tuo percorso, ovviamente, capito? Io le mie allieve ce le ho nel cuore perché sono convinta che faranno sicuramente un percorso, capito? Perché ci vuole del tempo, ci vuole pazienza, ci vuole Sì, perseveranza, ma poi i risultati arrivano, 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 capito? Non bisogna mollare. veramente riuscire ad aiutare altri genitori, altre mamme, come fai tu. Se riuscissi a far questo, sarebbe Ma il sicuramente. senso della mia vita sarebbe compiuto, insomma, speriamo. E poi è importante, sai perché? Perché Deborah, perché poi comunque più persone fanno metafonia, no? Cosa che dicevo anche con Riccardo di Napoli quando ne parlavamo, più persone le fanno da sole, più non c'è bisogno di rivolgersi a nessuno, cioè diventa veramente come lo chiamano loro il telefono, loro lo chiamano il telefono, no? Ed Sì, è è un vero. telefono, perché la chiama per loro è un telefono, infatti sono delle chiamate. E poi quando È uno arriva alla serenità, tra virgolette, nel senso, più che serenità, consapevolezza che loro ci sono, come è successo per me con mio papà, adesso mio papà, poveretto, tante volte non do neanche lo spazio per parlare, non lo chiamo mai, perché tanto so che sta bene, so che c'è, tutto, quindi sono tutta protratta chiaramente a fare tutto il resto, aiutare gli altri. E ogni tanto mio papà fa delle incursioni, anche l'altro giorno è arrivato dentro un contatto, come papà, perché non lo chiamo mai, ma perché lui lo sa che io... Ormai questa certezza ce l'ho matematica, capito? Cioè, nel senso, poi lui ogni tanto ti contatta lui quando vuole, nelle quando forme. vuole, sì, è Quindi così, insomma. no? È così. Basta un pensiero, guarda, te l'ho contato l'altro giorno che pensavo a mio papà, no? E guardavo una bandiera di San Giorgio, sono qua in Liguria, quindi vedevo la bandiera di San Giorgio e ho detto a mio figlio, ho detto, guarda, vedi che c'è la bandiera che svetta sulla torre, gli ho detto, quindi è la bandiera di San Giorgio, quindi il nonno è con te in questa cosa, no? Questa impresa che stai facendo è con te, no? E ho fatto questo ragionamento guardando questa struttura dal basso, quindi poi ho fatto tante foto, quindi dopo vado a casa e fra queste foto ho fatto anche la foto della bandiera, ovviamente, no? Quindi 30-40 foto del mare, di questo, di quest'altro, foto della bandiera. Sotto la foto della bandiera, nella foto si sente, nel formato quello che si sente anche l'audio, si sente, sono sempre con voi, Giorgio. Cioè, ho detto, no, non è possibile. Potevo lasciarlo sotto qualsiasi altra cosa, no, sotto la bandiera, come ho detto io, capito? Ma a distanza di tempo, quindi dopo che l'ho detto, ho fatto altre foto, ma lui ha voluto lasciare il messaggio su quelle foto lì, come per dire, quando l'hai detto, io l'ho sentito che hai detto questa cosa, no? Che sono comunque in qualche maniera partecipe ed è bellissimo. E questa, quando tu sai che c'è questa connessione. È come posso dirti, ma è sempre così, cioè, ma non, io lo dico sempre, non è perché sono io, capito? È sempre così, è come posso dire, io anche oggi ho incontrato una mia amica che ha perso recentemente la mamma, no? E lei non sapeva che io fossi qua, quindi io l'ho incontrata perché anche lì i casi della vita ci si incontrano, anche se una cittadina, e io ho detto, guarda, cioè, fatto... e lei mi dice, mamma, è come se mi fossi voltata e avessi visto un angelo. Ti è rimasta così, no? Io ho detto, oh, addirittura, no, io sono troppo contenta. Allora, abbiamo detto, dai, andiamo a bere un caffè assieme, no? Appena abbiamo fatto la strada, 10 passi, ha guardato per terra, c'è una monetina per terra. Ha detto, guarda, ti ha dato già un segnale, no? Perché sai che le monetine, le piume, i cuoricini sono sempre segnali che anche io ne trovo tantissimi, no? Per dirti che sono sempre in connessione, sempre, no? Sì, Quindi... è vero, aiutano sempre, no? A farti fare gli incontri giusti, le persone che servono, a quello che loro vogliono portarti, dove ti vogliono portare, ti portano, capito? Nel senso, chiaramente
chiaramente col permesso, perché io sono convinta del fatto che abbiano dei permessi per poter fare questa cosa e che viene data a ragion veduta, capito? Non per curiosità, per necessità, ecco che è diverso, no? Perché io anche quando mi fanno i messaggi, mi rendo subito conto sempre, no? Dal tipo di messaggio che ricevono, quanto hanno il bisogno sia reale, capito? C'è tanta gente che lo fa per curiosità e quando tu fai le cose solo per curiosità o per così, cose scientifiche, diciamo più o meno sperimentali, non è che hai gli stessi risultati che hai avuto tu, Deborah, capisci? Non è la stessa cosa. Perché tu ci Certo. metti l'amore e il ponte è l'amore. Sì, Basta. ci metto l'amore e poi forse bisogna anche non pensare al giudizio degli altri, Sì. perché questo è un limite che noi ci poniamo dicendo, ma figurati, tanto non c'è niente, tanto se vado da una medium, da una sensitiva, faccio metafonia. Mi credono pazza, mi credono e Sì. quindi frenano, no? Ti frenano queste insicurezze che tu hai, perché poi comunque il giudizio degli altri, no? Conta sempre, no? Però dobbiamo anche superare questi pregiudizi. Perché sono poi dei pregiudizi, perché Assolutamente. Beh, infatti sono. anch'io, una delle motivazioni quando Riccardo mi disse, ma tu sei una metafonista e non lo sai, e io con la mia gli dissi, ah, io non posso perché io ho da fare altre cose, sono consigliere, faccio pittura e questo, non posso pigliarmi altri impegni, poi non voglio espormi, non voglio, capito? Tutte le scuse me le ho tutte messe lì, capito? Perché anch'io mi proteggevo, capito? In un certo senso mi stavo proteggendo, no? Perché Certo. è chiaro che in qualche maniera ti metti un pochettino sulla gogna a fare queste cose, no? Perché è ovvio, no? Però quando poi capisci che è una cosa seria e capisci che poi tu devi rispondere della tua anima, non di quella degli altri, cominci perché noi nasciamo soli e moriamo soli. Quando diciamo di altri, non è che possiamo dire no, ma me l'ha detto mio marito, me l'ha detto mio amico, me l'ha detto un vicino di casa. No, tu devi rispondere della tua coscienza, ok? Quindi Infatti. devi andare per la tua strada e fare quello che tu ritieni giusto, no? Come mi hanno detto loro, con rettitudine bussare a questo mondo, no? Quella rettitudine che prende dentro tutto, capito? Quindi, quando tu Certo. sei con la coscienza pulita, sai che fai le cose fatte bene, con dei buoni principi, non ti devi curare di niente. Cioè, come chi non vuol farsi aiutare, no? Io inizialmente volevo aiutare, cioè, spinta dalla generosità di aver visto che potevo fare questa cosa, volevo aiutare tutti, no? Quindi in qualche maniera forzavo forse anche un po' la mano, no? E ottenevo l'effetto contrario, perché pensavano che magari chissà quale interesse avessi proprio per aiutarli, no? E ho capito che deve venire a te chi deve arrivare a te, basta. Cioè, io non sono io, chi ha bisogno sa dove bussare, capito? Se si arma di pazienza, ovviamente, sempre per i soliti motivi. Però è così, ognuno è responsabile di se stesso, non ci abbiamo scuse quando andiamo di là, capito? Non è che puoi dire, sai, io ero timorosa, allora ho avuto un dono, però non l'ho messo al servizio degli altri perché ho paura del giudizio degli altri, capito? Cosa penseranno? Cosa penseranno? Tu agisci per amore e con amore va bene, basta. E Lo non devi so. guardare i giudizi degli altri o i pregiudizi, No, basta. no, no, è un percorso di solitudine per tante volte, lo dico, no? Perché anch'io ho una famiglia e questa cosa c'è chi la capisce di più, c'è chi la capisce di meno, capito? Perché anche, cioè, ognuno ha il suo tipo di spiritualità, di comprensione. Però non è che questo mi abbia frenato. Nel momento in cui io ho preso questa decisione, so l'importanza che ha, perché solo guardando te in faccia in questo momento capisco perché faccio questa cosa. E niente mi può convincere del contrario, capito? Niente e nessuno, possono dire quello che vogliono. Io vado per la mia strada, capito? Perché so che è importante, è troppo importante, capito? Se tu hai un talento, cioè questo come fa la parabola dei talenti, no? Che ti danno i talenti, ognuno deve farli fruttare al meglio possibile. Io non posso nasconderlo sottoterra, capito? No. Per convenienza, per opportunità, per il quieto vivere. Devo donarlo veramente, darlo agli altri, se no non ha senso. Devo farlo fruttare nel senso che le persone devono beneficiarne. Capito? Poi è scelta loro se vogliono o non vogliono accettarlo. Il mio compito è finito lì, capito? Come non posso fare nulla, quello che arriva arriva, non posso pretendere
a bacchetta prove, controprove. Sono felicissima quando arrivano. Caspita, sono io la prima a essere contenta, ma non posso pretenderle. Capisci com'è? Certo, È proprio così, sì, capito? hai ragione. Perché è vero, no? Pensa che una volta ho fatto un contatto da una famiglia. Mi ha fatto troppo ridere perché a un certo punto, dopo che gli aveva dato un sacco di prove, che era lui, ma tantissime, gliene ha date di tutto, che faceva il sugo in casa, non lo faceva più nessuno, era un uomo, quindi le cose stranissime. Poi a un certo punto la figlia fa: dimmi, gli è venuto così un coso, fa: dimmi come si chiama, gli ha detto che volevo una prova, se non mi ricordo più cosa, il nome di sua figlia, non so, qualcosa del genere, no? E io ho sorriso perché ho detto, quando tu fai così è come se tu dicessi a lui che non credi che sia veramente lui. Dopo tutte le prove che ti ha dato, deve essere abbastanza deluso da te, gli ho detto, no? Così proprio. E lui gli ha detto: smettila di fare l'indiano. Era un modo di dire che aveva lui sempre in famiglia, ma no? Quando uno non voleva capire, dice: pianta di fare Certo. l'indiano, cioè basta, gli ha tappato la bocca, quindi è stata fortissima. Quindi guarda, ti fanno anche sorridere delle volte, Sono sono anche divertenti. anche ironici e no? Scherzosi, insomma. No, Eh sì. bello. Comunque, Deborah, senti, adesso ti devo lasciare perché devo dare spazio anche ai contatti, perché sennò mi. È giusto. Senti, io ti ringrazio Grazie. veramente col cuore in mano, grazie per tutto, per quello che sei, per quello che mi hai dato, che mi dai nel senso proprio come persona e per la testimonianza importante che hai dato. Ecco, perché comunque tante persone ti diranno grazie, vedrai che ti ringrazieranno per questa cosa. Perché sei stata veramente brava, hai spiegato tutto bene e soprattutto dai un buon esempio. Ottimo da seguire, una speranza per tutti, dai Deborah, una speranza per tutti. Grazie mille. Grazie a te Ciao, tesoro, grazie a te. grazie, buonasera a tutti. Grazie. Ciao, Grazie, ciao bella, un ciao, bacione grande. Poi ci sentiamo, ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao. bella, ciao. Eccoci qua, siamo tornati a noi. Oh là, è stata proprio una bella intervista, devo dire la verità, molto bella, una bella testimonianza di Deborah, mi ha fatto veramente piacere e spero che sia piaciuta anche a voi. Ecco, quindi poi ce ne saranno altre di persone che verranno, sono tutte comunque persone che ho selezionato, nel senso perché hanno avuto delle prove importanti per quello che sono loro, come il caso di Deborah, perché secondo me lei da sola è un valore aggiunto per tutti, è proprio un cameo. Quindi con grande gioia l'ho accettato e con grande generosità la ringraziamo. Va bene. Ok, infatti vedo che i vostri ringraziamenti siete tutti contenti. Benissimo. Allora adesso noi ci mettiamo tranquilli. Ci mettiamo tranquilli tutti e facciamo un po' di contatti. Ci proviamo, come dico sempre io, lasciamo aperto il telefono, vediamo chi arriva. È una bella testimonianza, sì, sì, per tutti noi, per tutte voi, perché secondo me è importante questa cosa. Quindi sono felice di trovare tante persone che mi dicono di sì veramente col cuore aperto come lei. Desiderose di condividere, bello, bello veramente. Vuol dire che è arrivato il messaggio, ecco. Sono proprio contenta, proprio orgogliosa di questo impegno che mi sono presa con tutti. Allora, adesso facciamo ognuno nel proprio cuore fa una preghiera secondo il proprio credo e allineiamo le nostre energie perché sapete che io sono, come dire, convinta che tutti insieme creiamo un abbraccio d'amore, no? Quindi non ci sono più pareti, non ci sono più distanze, siamo tutti come se fossimo tutti insieme. Ok? Benissimo, benissimo, partiamo. Facciamo qualche traccia, vediamo un attimino se c'è qualche messaggio che arriva. Allora, faccio col fruscio, facciamo col parlato, facciamo col fruscio, partiamo col fruscio e poi dopo vado col parlato, che mi sento più così. Allora.
Sapete che faccio il solito rallentamento, l'ho fatto col fruscio, quindi faccio il solito rallentamento, ampliamento, per renderle più udibili. Partiamo col fruscio, poi dopo lo faccio con la voce. Adesso mi sento di farlo così. Ok. Bon, passiamo all'ascolto. Con Alessandro, cioè, allora, il primo che arriva, Alessandro ti manda un bacio. Manda un bacio. Allora, se c'è qualcuno che ha un Alessandro, vediamo adesso se c'è qualcos'altro. Alessandro ti manda, sentite, eh? Alessandro, è quel fruscio, eh? Alessandro, ed è sottoattaccato, ti manda un bacio. Alessandro ti manda un bacio. Ti manda un bacio. Anzi, sente quello schiocco, ti manda un bacio. Ok. Alessandro ti manda un bacio. Ok. Andiamo avanti. Ok, allora, Silvana, vedo Alessandro, sì, c'è Alessandro, c'è un Alessandro. Alessandro ti manda bacio, aspetta, andiamo avanti. Ti dice va bene l'angelo, non so cosa vuole dire. Va bene l'angelo. Va bene l'angelo. Ok, quindi c'è qualcosa, questo Alessandro, c'è questo un angelo, qualcosa che ha a che fare con lui. Quindi va bene l'angelo. Allora. Va bene l'angelo qua, va bene l'angelo. Anzi. No, scusa, sta bene l'angelo, non va bene, non cambia il senso, sta bene l'angelo. Sì, sta bene l'angelo. Adesso non so se questo angelo è, ne so, messo sulla sua lapide o messo davanti una sua foto di questo Alessandro. Ecco, Silvana, se tu riesci magari a farmi capire se questa cosa dell'angelo ha un riscontro per te. Magari qualcosa che hai fatto ultimamente, negli ultimi giorni, non lo so, io non so la vostra vita, dovete darmi voi le conferme, ok? Si chiama Alessandro tuo figlio, lo so, però questa cosa dell'angelo ti torna? Vado avanti. E poi dice bene qui, come per dire che sta bene, che vuole tranquillizzarti che sta bene. Bene qui. Bene qui. Ok. Bene qui. Bene qui. Bene qui. Ok. Quindi vuol tranquillizzare che sta bene. Ok. Francesco. Francesca, aspetta, aspetta. No, Francesca, scusa, Francesca. Francesca.
Ok, Francesca, sentite Francesca? Ok. Francesca, sentite. Francesca, adesso vediamo cosa dice. Ok, Francesca. Allora, dice e incrocia, allora questo avrà un senso per chi lo riceve, e incrocia con te, e incrocia con te, avrà un senso per questa Francesca, e incrocia con te. Ok, e incrocia con te, e incrocia con te, ok, andiamo avanti, vediamo un po'. Per Alessandra. Allora, questa Francesca è per Alessandra, per un'Alessandra. Per Alessandra. Quindi questa Francesca è per un'Alessandra. Aspetta un po' che faccio sentire per Alessandra. Per Alessandra, sentite? Ok, per Alessandra. Perfetto. Ok. Aspetta. Allora, dice Francesca, mi chiamo per l'amica, Francesca, mi chiamo per l'amica, Francesca, mi chiamo per l'amica, quindi per l'amica. Quindi penso che amica, che ha dato più duro agguaglio, vediamo un po', faccio sentire, Francesca, mi chiamo per l'amica. Sì, Francesca, mi chiamo per l'amica. Aspetta, fatemi un po' vedere un po' se c'è qualche riscontro, se riesco a vederlo. Aiuto. Allora, Silvana, mio figlio Alessandro, poi io ho detto dell'angelo, non so se mi ha risposto. Vediamo un po'. Vediamo un attimino. Alessandra, beh, la mia amica di qua si chiama Francesca. Alessandra, Francesca. Allora sì. Ci sono due scontri e Silvana dice che è un piccolo angelo in ceramica. Ok, va bene. Allora è giusto, è corretto. Quindi benissimo, è Alessandro, Silvana per te e Alessandra invece è proprio lei. Alessandro sono io, bene, perfetto, perfetto. Quindi Francesca è una tua amica, giusto? È la mia amica è la mia amica del cuore, ecco, la mia amica del cuore si chiamava Francesca. È venuta per te, allora, guarda, è venuta per te. Infatti ha detto Francesca, mi chiamo per l'amica, guarda, è vero, però le sai, vedi che torna tutto, perfetto. Allora, bello. Ah, qui per Alessandro c'è anche un'altra cosa, però, questo, vediamo un attimino. Vabbè, un messaggio può anche andare per bene, cioè non è che si ripetono loro, quindi voglio dire. Se un messaggio va bene per due mamme, va bene per due mamme anche, che è la stessa cosa, può anche essere, delle volte succede. Comunque Alessandra è a posto, quindi adesso facciamo un'altra registrazione. Vediamo un attimino. Comunque adesso lo facciamo con la voce che è saltata la mia. Vediamo un attimino. Fantastico, subito partiti con delle conferme. Bene. Allora, grazie. Volevo, se era possibile, un messaggio. Sono qua tante persone che ascoltano, tanti genitori, tante mamme, tanti papà. Tanti amici e sono qua a vostra disposizione. Chi può, sempre col permesso, eh? Ok. Perfetto. Salva. Facciamo così.
amplifica. Cambia tempo. Inverti. Perfetto. Bene. Allora. Ok, allora aspetta. Allora, parte dice: "Oh sì, qua è bellissimo. Oh sì, qua è bellissimo." Ok. "Oh sì, qua è bellissimo." "Oh sì, qua è bellissimo." Ok, questa è la mia voce, chiaramente rovesciata. Perfetto. "Oh sì, qua è bellissimo." Allora, poi dicono qua, allora, è possibile, si sente molto basso, ma si sente, è possibile. Poi dicono qua, do esempio, come per dire, è possibile parlare con noi, no? Quindi in qualche maniera anche la testimonianza che è stata data. È possibile, ok? Ok, è possibile qua, do esempio, ok? Ok, perfetto, infatti anche la testimonianza che è stata data è in questo senso. Andiamo avanti. Allora, poi c'è un so. Agosto è il nostro mese, quindi sta dando un riferimento a qualcuno. Agosto è il nostro mese. Agosto è il nostro mese. Ok? Il nostro mese. Dice nostro mese, eh? Quindi, ok. Agosto è il nostro mese. Allora. Agosto è il nostro mese, quindi probabilmente io penso che sia un chiarimento su quello di prima di Alessandro, perché non ha dato altri nomi, quindi penso che prosegua. Però agosto è il nostro mese. Allora, agosto è il nostro mese, perché ce n'erano due. Ok, quindi se potete, 10 agosto, ok. Vediamo un attimino. Bene, questo, ok, dovete aiutarmi perché sennò non riesco a capire. C'è qualche Alessandro che ha a che fare con questo agosto come mese? Vediamo se questa cosa aiuta. O l'altra che è venuta, l'altra Francesca. Questo voglio capire se sta proseguendo il discorso, ok? O se invece è un'altra persona. Adesso vado avanti, vediamo se mi dà un nome. Vediamo un attimino, un attimo solo. Allora, c'è Diego. Allora. Dice, guarda, dice quante mamme prego, dice quante mamme, voi ci siete in tanti a chiedere, quante mamme prego, io sono Diego, quante mamme prego, come per dire, ce ne siete veramente in tante, io sono Diego, quindi c'è un Diego,
Penso che sia un figlio anche lui. Ok, quindi quante mamme prego? Io sono Diego. Ok, dice con amore ovviamente, no? Quante mamme prego? Ok. Ah, quante mamme prego? È sotto attaccato. Ah, quante mamme prego? Io sono Diego. Io sono Diego. Io sono Diego. Io sono Diego, senti come sente bene? Io sono Diego, deve essere un ragazzo anche lui. Ok, se qualcuno è un Diego, ok, mi dà una conferma gentilmente e anche su agosto, magari che può darsi che questo agosto, questa frase precedente sia legata a Diego, ok? Vado avanti, perché è molto precisa, quindi di solito non è che quando dicono una cosa, ok. Ci deve essere la mamma di Diego, cioè Simone dice, chiamo la mamma di Diego, sì, ci deve essere un Diego, ci deve essere, perché se lascio il messaggio. Dice, bellezza chiuso, non vorrei che la sua mamma ha chiuso la diretta, dice, bellezza ha chiuso, però lo facciamo arrivare lo stesso, messaggio, non c'è problema, ok, bellezza ha chiuso, ok, può darsi che abbia chiuso, che si sia staccata dalla diretta, può essere. Diego è un bambino di 9 anni. Ah, ascolta Diana, ma la sua mamma è qua con noi, cioè nel senso è collegata o la conosci tu? Così, giusto per capire, eh? Tanto il messaggio glielo facciamo arrivare ugualmente. Bellezza chiuso, ascolta. Bellezza chiuso, mi dà l'idea che sua mamma si è tolta dalla diretta. Bellezza chiuso, ok. Allora. È figlio di una mia cara amica, va bene, allora glielo fai arrivare tu, perché quando danno un messaggio di solito, capito, e dice quante mamme, quindi gli dà proprio l'idea che sei un ragazzo, eh? Andiamo avanti. E poi dice che spettacolo, perché è contenta, e sì, probabilmente come dici tu, sa che comunque il messaggio arriverà a sua mamma, e dice che spettacolo, è contento, che spettacolo, è bellissimo, dice che spettacolo, è contento, che spettacolo, sa che arriverà comunque il messaggio, no? Che Che spettacolo, che bello, che bello, sono contenti, che spettacolo, ok, bello, ok, la conosci tu, brava Diana, allora glielo dici tu. Lui lo sapeva, suo figlio, che tu avresti fatto, che a volte diano i messaggi anche affinché vengano anche consegnati, no? In questo caso mi sembra proprio così. Ottimo, andiamo avanti. È un bacio, è proprio così, conferma, è un bacio, quindi vedi, è un bacio, di dare un bacio alla sua mamma, è un bacio. Sente benissimo, è un bacio. Che poi sente bene, è un bacio, ok? Bellissimo. Allora, va bene, andiamo avanti. Allora, poi dice, c'è ancora, dice, è l'indizio che qua sto bene Francesca, quindi vuol dire che lei sta rispondendo, questa Francesca deve essere quella probabilmente di prima, penso che sia quella di prima, che dice, è l'indizio che qua sto bene, ok, come per dire, sono venuta per dire questa cosa. Allora, è l'indizio che qua sto bene, che probabilmente magari non è stata male in vita parecchio, capito? Quindi finalmente sarà... Sta bene, allora dice, è l'indizio, come per dire, ti do questa indicazione che qua sto bene. Adesso faccio sentire. È l'indizio che qua sto bene. Ok, senti bene, perfetto. Ok, va bene.
E poi qua. Aspetta. Eh sì, è ancora. Allora, Francesca, Francesca. Ancora, Francesca, o Santa, adesso vediamo, facciamo un'altra traccia, questa è finita. Francesca. Ok, va bene. Allora, facciamo un'altra traccia, perché l'ho finita. Ok, allora. Allora, Francesca, se vuoi dire qualcos'altro, io ti lascio spazio, o se c'è qualcun altro, sempre. Io sono qua a disposizione. Date dei riferimenti possibilmente affinché possiamo riconoscervi. Va benissimo, grazie. Allora, salva progetto, prova 4. Benissimo, salva. Allora, aspetta un attimo, Ok. Allora, effetti, amplifica. Ok. Cambia tempo. Ok. Inverti. Ok. Aspetta, qua c'è una cosa che voglio vedere. Ilde, con quello che mi hai detto Francesca, è verissimo, ha detto che è in croce con me, perché passo un momento molto difficile, lo sa. Ecco, allora è venuta per sostenerti. È venuta per sostenerti, per farti capire che non sei sola. Allora, qui c'è una mamma. Allora, Ilde sono qui, allora sta dicendo Ilde sono qui, ok, va bene, ora mi serve il nome, dammi un nome per favore, un riferimento. Ilde sono qui, ok, va bene, andiamo avanti. Dice e preme sentire mia figlia, ok, e preme sentire mia figlia, va bene, qui c'è una figlia in ascolto, questa è la mamma, va bene. Allora, e preme sentire mia figlia. E preme di sentire mia figlia. Ok. Ok, devi darmi un nome per favore. Se puoi, un nome, un riferimento. Mi serve, siete in tanti. Allora, poi dice Alessio mi dà il consiglio, Alessio è la mia guida, Alessio mi dà consiglio, ok, va bene, quindi la sta aiutando, Alessio è la mia guida, quello che mi aiuta dall'altra parte, il mio socio nell'altra dimensione, il mio angelo, Alessio mi dà consiglio, ok. Ok, va bene, andiamo. Più fatica.
Allora, Banda. Allora, e qui sono Wanda, c'è una Wanda. Allora, e qui sono Wanda. Allora, una Wanda. Allora, un nome particolare, quindi spero che non ce ne siano due o tre. E qui sono Wanda. Ok. E qui sono Wanda. Ok, qualcuno ha una Wanda. Sta cercando la figlia. Allora, Roberta mi dice, prima c'era una figlia che cercava la mamma Wanda. Ah, bene. Ok, allora ci siamo. Però non sappiamo chi è. E qui sono Wanda. E va bene. Guarda. Non so se sì, mia mamma. Oh, Susanna, bene, sono contenta. Ho paura perché ho visto l'orario e ho detto magari è andata via. No, è mia mamma, Wanda è un nome particolare, quindi perfetto. Andiamo avanti, vediamo se dice qualcos'altro, vediamo. Ok, perfetto, sono contenta che sia ancora connessa. Poi dice ora preciso, perché io ho chiesto più volte il suo nome, no? E quindi dice ora preciso, quindi mi ha detto. Ho detto va bene, sono proprio Wanda, no? Ok, ora preciso, senti. Ora preciso, come per dire, ok, è centrato. Ora preciso, no? Quindi è tua, è la tua mamma, ok? Va bene. Perfetto. Allora, dice come stai? Come stai? Ti sta chiedendo come stai? Probabilmente ha il suo motivo per chiedertelo. Come stai? Ascolta. Come stai? Ok, come stai? Ti chiede come stai? E poi ti dice io aiuto qua, quindi io come stai? Poi c'è qualche non stai molto bene e dice io aiuto qua, non so, magari qualche problema, lei lo sa e ti dice io aiuto di qua, ti aiuta per quello che può, ti sta dicendo che ti aiuta per quello che può, io aiuto qua, ecco, quindi hai il suo aiuto della tua mamma. Scusa, mi ho sbagliato, io aiuto qua, scusami, bloccato, io aiuto qua, io aiuto qua. Ok, aiuto qua, sentito bene? Ok, questa l'abbiamo fatta. Bello, un bel messaggio che ti aiuta. Qualsiasi sia il tuo problema, che non vogliamo saperlo, ma tu sappi che ti aiuta. Quindi, ok. Facciamo un'altra registrazione. Allora, vediamo un attimino. Grazie di tutti i messaggi che abbiamo ricevuto. Se c'è ancora un po' di spazio, quindi approfittatene. Adesso mi raccomando sempre che siano persone, per le persone che sono in ascolto, ovviamente. Se no non possiamo aiutarle. Grazie infinite sempre, grazie. Ora salvo progetto. Perfetto. Solito o per piccole operazioni di rallentamento, ampliamento e tutto quanto per rendere più chiare, ma nessun altro tipo di manomissione, è tutto fatto al momento, niente di preregistrato, perché sennò non potremmo fare quello che facciamo, eh. Hola.
Susanna dice grazie mamma, grazie, no, grazie mamma, io non c'entro niente, guarda, sono proprio una centralinista, credimi. Ho pochi meriti, tu dal mio tempo, è così, di metterci la faccia, quello sì, lo riconosco, ma il resto è merito loro proprio e chi permette chiaramente questo, queste carezze. Allora. Poi dice, no, qui dice, allora, questa frase, allora dice, restare 2 mesi, lì lo sai, quindi sta dando un riferimento particolare, restare 2 mesi, lì lo sai. Restare 2 mesi, si sente molto bene, eh? Restare 2 mesi, lì lo sai, ok, adesso vediamo. Cosa dice ancora? Aspetta, Era lì al mio soccorso, ok, era lì, quindi qualcuno che ha aiutato in questi 2 mesi questa persona, era lì al mio soccorso per aiutare, quindi era lì al mio soccorso. Era lì al mio soccorso, ok? Allora, oh, allora, era lì al mio soccorso. Era lì al mio soccorso, quindi era lì per aiutare. Ok. Vedete che parlano in maniera simbolica, perché secondo me di là non usano le parole, usano il pensiero per parlare, come se avessero disimparato. Quindi è per quello che intanto fanno delle cose simboliche, perché... È vero, questo linguaggio è un pochettino desueto, diciamo, però dà il senso e danno degli esempi per farsi riconoscere. In questo caso, restare 2 mesi, lo sai, era il mio soccorso, vuol dire che questa persona è stata aiutata negli ultimi 2 mesi di vita, è stata soccorsa e aiutata da qualcuno. Ok, a Susanna dice, ho pianto di felicità, sono contenta per te, davvero felice per te, Susanna. Sono sempre felice quando un messaggio arriva a destinazione, sempre. Allora... Allora, sono Sergio lì, dice sono Sergio, c'è un Sergio, sono Sergio lì, ok, sono Sergio lì, ok, va bene, allora, quindi questa cosa, se qualcuno dice qualcosa dei 2 mesi del soccorso, poi sono Sergio lì, ok, quindi da un riferimento di Sergio. Ok. E dice, e lo seguo lì sì. E lo seguo lì sì. E lo seguo lì sì. Ok. Aspetta, che ho sbagliato. Allora. E lo seguo lì sì. Ok. E lo seguo lì sì. Silvana dice, potrebbe essere mio marito. Ma, papà, sì. Ma Silvana, tu hai ricevuto prima, tu hai dato tuo figlio, mi hai detto, giusto? Ok. Alessandro. Ah, guarda, adesso sto andando indietro. Oggi sono 46 anni che mio marito Sergio è andato nel North. No, non ci posso credere. Hai fatto tuo figlio e anche tuo marito. Tutte e due. Sono arrivati tutti e due. Pazzesco. Pazzesco. Ma dai. Ma dai. Mamma mia. Ok. Va bene, andiamo avanti. Fammi vedere un attimino. Allora, sì, e lo seguo sì, te l'ho fatto, se non mi ricordo più, mi sono persa. Mi sono emozionata con questa cosa. Allora, e lo seguo, allora. E lo seguo lì sì, ok, va bene. Poi andiamo avanti. Grazie,
Poi dice bellissimo, bellissimo, ok, bellissimo c'è, senti bene, bellissimo, bellissimo, ok, bellissimo, ok, ok. Allora, poi dice e nel mio cuore spazio, ok, e nel mio cuore spazio, e nel mio cuore spazio, e nel mio cuore spazio. Silvana, hai avuto proprio, guarda, un doppio contatto fantastico, devo dire. E nel mio cuore spazio, e nel mio cuore spazio, ok, e nel mio cuore spazio. E poi dice qualcuno giudica sì, probabilmente ha un significato questa cosa per te, qualcuno giudica sì, ok? Quindi loro sanno questa cosa, qualcuno giudica sì. Ok, qualcuno giudica sì. Ok, va bene. Quindi ti fa vedere che Ivana stai piangendo, tesoro. Qualcuno giudica sì, quindi qualche situazione tua familiare che vedono che ci sono dei giudizi su di te, probabilmente lo sa, però lo dicono probabilmente perché tu non ti devi curare di questa cosa. Andiamo. E poi sì. Ah sì. Allora dice, poi dice una cosa, e il de sa egoista chi è egoista chi è mediano. E questa cosa in termini calcistici il mediano è quello che fa il centrocampo, no, se non sbaglio, il mediano, no? Quello non hanno figure di spicco, se non sbaglio, il mediano, no? Quindi il de sa egoista è chi è mediano, cioè quelli che non si espongono, che stanno sempre in mezzo, capito? Quella, mi dà l'impressione che voglia dire questa cosa. Io non conosco la tua vita, però probabilmente c'è qualcuno intorno a te che, capito, esprime giudizi, però sta in, capito, che non si espone troppo, sta nelle mezze vie. Magari tu invece sei una che ti espone, dici le cose. E questa cosa loro l'ammirano, capito? Non le piace le persone tiepide a loro in generale, no? Ho notato che questa cosa non la apprezzino molto, no? Quindi il de sa mi fa pensare questo, perché io ne ho conosciuto di persone, capito, che tendono, e forse lo sono stata anch'io un tempo, no? Quando tendevo a nascondere quello che poi ero, no? In qualche modo è vero, è così, è un po' una vita da mediano, no? c'è anche una canzone famosissima, Una vita da mediano. Va bene, e il sa egoista che è mediano, quindi penso che sia un messaggio per te. Tu lo saprai meglio modellare sulla tua vita perché sai di cosa sta parlando. Ecco, e il sa egoista è il mediano. Ok, va bene, abbiamo finito anche questa. Ok, cade la linea, mi dispiace.
Facciamo il possibile, però Facebook è così. Allora, bene, io direi che possiamo fare ancora una traccia, ne facciamo ancora una. Allora, io ringrazio tutti quelli che sono venuti, che sono intervenute. Niente, lasciate pure un messaggio se potete, se volete. Sono tante persone in ascolto ancora, praticamente tutte, quindi tutti in ascolto. Aspettiamo solo i vostri messaggi con tanto amore. Grazie. Ok. Allora. Allora, vediamo. Aspetta. Allora, dice l'estate ha la propria classe. E anche questo aveva un significato, vuol dire che una persona che amava molto l'estate. L'estate ha la propria classe e poi dice, e io sono contenta perché so che c'è questa mamma, dovrebbe esserci, Maxim soffre il sollettico. So questa cosa ma ha un senso. Soffre il sollettico, ma è strana, però io la dico perché so che c'è sempre un senso tutto, quindi non la cancello sicuramente. Allora, o poi vuoi far capire che ride, capito? Può dire anche essere simbolico, no? L'estate è la propria classe, ok? L'estate ha la propria classe, ok? Perfetto, ok? Carmen, ci sei! Guarda, tu lo sai che ci siamo sentite prima, eh? Guarda, sono incredibili, sono incredibili. Questa mamma mi ha chiamato prima mi ha mandato un messaggio, non ci siamo neanche sentite, e io gli ho risposto, e ho detto guarda, ci sentiamo domani perché stasera ho la diretta. Poi non so perché mi è venuto che dovevo dirgli questa cosa, ho detto guarda che stasera c'è la diretta, e se puoi faccio una diretta su Focus, se puoi partecipare è meglio, perché sai, faccio una diretta, magari arriva qualche messaggio. Ecco, è incredibile. Incredibile. Allora, l'estate è la propria classe. Allora, Maxim soffre il sollettico. Ascolta. Allora, Maxim. Aspetta, qua. Maxim. Eccolo. Maxim soffre il sollettico. È veloce. Maxim soffre. Senti? Maxim soffre il sollettico. Ok. Maxim soffre il sollettico. Ok. Quindi, voglio dire. Come stai? Ecco, ascolta, questa cosa ti dice dell'estate, l'estate che ha la propria classe, come per dire che è la stagione sua preferita, e per me il sollettico per farti capire che veramente soffriva il sollettico, appena lo toccavi soffriva il sollettico, non potevi toccarlo, o forse per farti capire che sta sorridendo, ecco perché è simbolico. Questo lo devi dire tu, adesso vado avanti a sentire, eh? Aspetta.
Senti come si sente bene, te lo devo far sentire, scusami, perché Maxim, senti come si sente bene. Maxim. Ecco, Maxim soffre il solletico. Maxim soffre il solletico. Ok, sì, gli piaceva l'estate, ok, e per il solletico invece cosa mi dici? Ok, così. La mia curiosità personale, perché è una cosa molto particolare, eh? Ok, però si sente benissimo, il nome poi è particolare anche lui, quindi vado avanti. Mi è rimasto impresso perché ci siamo sentiti proprio stasera, se no non ce l'avrei fatta mai. Ti abbraccio, ti abbraccio. E quando dicono ti abbraccio lo fanno veramente di abbracciare, eh? Ti abbraccio. Sì, da piccolo, ecco che mi dici che è vero, Carmen, che da piccolo soffriva sul lettico. Vedi, ti dice una cosa che tu devi riconoscerlo. Sì, ti abbraccio. Ascolta, ti abbraccio. Ti abbraccio. Ti abbraccio. Senti. Dice brutta la chemio in testa. Perché è una cosa abbastanza recente, quindi io penso che questo che ti sta dicendo sia relativo chiaramente alla sua situazione. Dice brutta la chemio in testa, no? Brutta la chemio in testa. Ok. Quindi ricordo di questo. Adesso sta bene, sicuramente. Diglielo, tranquillizza la tua mamma, che adesso stai bene, che tutte le cose brutte le passate sicuramente sulla terra. Dio solo sa quanto ti capisco. Tranquillizza la tua mamma. Ok? Allora, questo te lo faccio sentire per dovere. Allora, buttala che mi in testa, va bene, ok? Poi andiamo avanti. E io ti amo e tu lo sai. E io ti amo e tu lo sai. Ok? Ho i brividi dappertutto, ve lo dico proprio. E io ti amo e tu lo sai. E io ti amo e tu lo sai. Lo senti? Io ti amo e tu lo sai. E io ti amo e tutto tu lo sai. Allora. Sono felice qua. Quindi ti sto dicendo, sofferto, ma adesso sono felice qua. Ok? Carmen, ascolta, sono felice qua. Sono felice qua. Sono felice qua, capito? Quindi ti tranquillizza che adesso è felice, ok? Brutto l'ha lasciato alle sue spalle, grazie a Dio, adesso è veramente felice. Allora,
E dice, e insieme in situazione, come per dire che è sempre con te, e insieme in situazione, prima e adesso, sempre, e insieme in situazione. Ok, quindi un messaggio importante, insieme in situazione. Non pensare che lui non ci sia più con te, lui è con te ancora. E insieme in situazione. Questo è sì, vedi, sì. Allora, nel senso che se tu piangi, soffri, chiaramente è una cosa recente, perché mi pare di quel messaggio che mi hai detto una cosa recente. Chiaramente lui dice: io so, certamente soffri, soffre anche lui perché vedete piangere, capito? Ti abbraccio, cerca di consolarti, ma non riesce a far sentire la sua voce. Adesso te la sta facendo sentire, quindi è l'occasione di sentirlo. Quindi siete insieme, lui è accanto a te. Ecco questo che ti sta dicendo, ecco, anche nel dolore mi è accanto a te, quindi sappi che tutte le volte che ti disperi in qualche maniera. Ah, vedi, Carmen dice sempre insieme una promessa. Guarda, io questo non potevo sapere. Lui ti dice è insieme in situazione, ha ripreso la stessa parola per farti capire che è veramente lui. Hai capito? Quello che vi siete promessi, lui lo sta mantenendo, siete ancora insieme, ok? Non è la morte fisica che vi ha diviso le vostre anime, se no, le vostre anime sono ancora insieme, ok? Sono veramente contenta, Carmen, sul serio. Davvero. Vado avanti per il messaggio che hai ricevuto. Ecco. Allora, vado avanti. Allora, insieme in situazione. Allora, insieme in situazione. Ok, quindi vive con te in questa situazione. E dice che angoscia, perché ti vede veramente proprio angosciata, che angoscia. Capito? Che angoscia. Ascolta, vedi perché è arrivato con un messaggio. Che angoscia, vedi, veloce, che angoscia. Vedi, come il nostro dolore in qualche maniera influenza anche loro, no? Quindi soffrono con noi, ecco, non quello che voglio dire. Dice c'è Dio. Perché magari uno perde anche la fede, ovviamente, in situazioni del genere, no? E lui vuole ribadire invece che, malgrado tutto, anche se non capiamo chiaramente perché succedono certe cose, comunque c'è Dio, c'è Dio. C'è Dio. Ok, c'è Dio. Quindi non perdere la fede malgrado tutto, qualunque essa sia ovviamente, ma Dio è uno. E poi dice con me, con me, con me. Sta dando un messaggio, pregavamo insieme tutte le sere. Ah, santo cielo. Con me, guarda, l'ho sentito adesso, con me, con... Tu non l'hai sentito, l'ho ancora fatto sentire, l'ho letto adesso il tuo, ma... Con me, senti. Con me, senti. Però ti è venuto molto lento, non so come mai. Con me. Ok, con me, ok. Con me. Dice con me chiaro, ti dice, come per dire non dubitare mai che siamo assieme. Chiaro? Come per dire non dubitare, chiaro. Chiaro, ascolta. Chiaro. Chiaro, ok? Quindi aspetta. Allora, poi adesso cambia, secondo me. Allora, qualcuno lì ha perso il ritmo, qualcuno lì ha perso il ritmo, e sarò io che sono stanca. Il ritmo, ok. Qualcuno lì ha perso la sua voce, dici che la sua voce, addirittura, Carmen, sicura?
La sua voce, davvero? Vuoi che te la faccio risentire? Il pezzo con me, che è un po' diverso dagli altri suoni, è quello che dici che è la sua voce. Con me, questo, te lo faccio risentire. Con me, infatti è un po' diverso dal coso, può essere. Però se solo tu puoi riconoscerlo, se dici così, e poi dice chiaro qua, ma chiaro il fruscio. Chiaro, sotto. Ah, questo chiaro le sue parole, chiaro. È la sua voce, chiaro. Ok, allora guarda Carmen, come dicevo prima a Deborah, la nostra ospite, che gli ho detto la stessa cosa, è rarissimo che arrivino con la loro voce, ma quando succede, qualsiasi parola dicono è una grande conferma, ok? Fantastico, fantastico, ah, sono proprio contenta, sono proprio contenta. Davvero. Allora, grazie anche di aver testimoniato, sono proprio contenta che eri ancora collegata, malgrado l'orario che è un po' tardi ormai. Adesso chiudiamo questo già. Ah, qualcuno lì ha perso il ritmo? Allora, sentiamo. Qualcuno lì ha perso il ritmo? Ok, va bene, vediamo. Ok, no, no, stanno dicendo a me, qualcuno ha perso il ritmo perché vedono che mi sono un po' stanca, no? E dice loro, noi seguirti qui, no? Come dice, noi ti seguiamo, eh? Noi seguirti qui? Noi seguirti qui, ok? Ok, noi seguirti qui, ok? Perché ha sentito che comincia ad essere un po' stanca, allora per quello che mi hanno detto. Noi seguirti qui, ok? Va bene, perfetto. Poi andiamo avanti. Sono troppo felice per Carmen, troppo, troppo, veramente. Vediamo un po', eh. Allora, vediamo un po'. Ok, questo è finito. Allora facciamo un messaggio di saluto, perché ormai sono 2 ore e dobbiamo per forza chiudere. Allora, io saluto tutti voi che siete intervenuti, vi ringrazio, soprattutto l'ultimo messaggio per Carmen, quella che ha avuto suo figlio, con la sua voce, quindi grazie infinite sempre, grazie, grazie, grazie per queste carezze dal cielo. Ok, bene. Allora. Ok. Allora, c'è un Carlo. Allora c'è Carlo, Carlo, e qua sorride a te per sempre. Se non è di qualcuno, penso che sia mio. Penso. Allora, e Carlo, e qua sorride a te per sempre. Carlo, Carlo. Sente bene, Carlo. Ok. E qua sorride a te per sempre. E qua sorride a te per sempre. Ok. Ok, vediamo un attimo.
Oh, sono indietro con i messaggi. Aspetta, andiamo. Allora, poi dice, sì, penso che restare termini, cioè stile, cioè rimani sempre te stesso, no? Questo è il, come posso dirti, restare in me stessa, nel mio modo di fare, non cambiare, no? E quindi ogni tanto il poliglottismo è una caratteristica della metafonia, quindi ci sta, ok? Ci sta. Restare, però, se c'è qualcun altro che si riconosce in questo messaggio, può essere capito adesso. Restare termini style, cioè di restare così com'è, di non cambiare. Restare in termini style, cioè non cambiare stile, rimanere così come sei, va bene, ok? Sì, dice lui a settembre sai è venuto su, lui a settembre sai è venuto su. Ok, quindi lui a settembre sai è venuto su. Allora, aspettate qua, mi dà dei riferimenti. Lui a settembre sai è venuto su. Ok. Quindi dà riferimento a settembre come data della. Ok. Allora, qua c'è un altro messaggio, dice lì sotto ho Giulia. Quindi c'è, allora, lì sotto ho Giulia. Ok, vediamo. È ripartito. Allora, c'è una Giulia. Allora, lì sotto ho una Giulia. Ok, va bene. Aspettate. Lì sotto una Giulia, ok? Ok. Allora, dice una cosa particolare, dice mi manca il può darsi, non giudico. Come se ripetesse una frase che diceva qualcuno, credo che questo voglia dire. Qualcuno che diceva questa frase, mi manca può darsi non giudico, una persona che rispondeva sempre così, può darsi non giudico, un modo di dire, no? E dice, io ho una Giulia, mi manca il può darsi non giudico, quindi sta dando riferimento a qualcuno che è rimasto qua, sicuramente. Allora, Felice, ciao, mia nipote si chiama Giulia. Ok. Che tu sappia, c'è qualcuno che era vicino a lei che in generale non esprimeva mai giudizi, come dice, non giudico, gli manca questa persona e la definisce con questa frase che diceva sempre. Non lo so, se tu sai questa cosa, potrebbe essere la chiave di volta, ok? Perché ho una Giulia, comunque vado avanti a vedere cosa c'è, se qualcos'altro.
Dice, ora stare nel digiuno lei vede, vuol dire che questi, che sono, queste persone che sono rimaste non mangiano, capito? Ora stare nel digiuno lei vede, quindi vede queste persone probabilmente dal dolore non mangiano, non si nutrono nemmeno più, capito? E lei lo vede questa cosa. Ora stare nel digiuno lei vede, che non ha neanche interesse al cibo, neanche a mangiare, no? Lei vede sì, quindi ora stare nel digiuno lei vede sì, quindi queste persone, lei è venuta per fargli capire che c'è, perché vede che non mangiano nemmeno dal dolore. Ok, sì, si sente bene, ok, quindi confermo, felice questa cosa. Magari fai una prova, fare una verifica su questa cosa, se è vero, no? Perché se l'ha detto perché probabilmente si preoccupa e vuole che chiaramente che vengano aiutati. E dice sì, è giusto, e quindi mi conferma, ho capito giusto, sì, è giusto. Sì, è giusto, ecco, me l'ha proprio detto. L'ultima, sì, è giusto, me l'ha proprio detto, sì, è giusto. Ok, sì, ho visto. Sì, ho visto, quindi è giusto così, capito? È giusto, nel senso abbiamo visto giusto. Lei ha visto questa cosa. Quindi se puoi, felice, in questa ultima parola che ha lasciato, se puoi intervenire e dire che è arrivato un messaggio per loro. Ci conosciamo, Felice, tra parentesi, quindi lo sai perfettamente che è così. Io non vedo altre. Aspetta, vedo. Non lo so. Non lo so. Soffro ancora molto, mi dice Felice, allora sarà per quello. Aspetta, proviamo a lasciarlo ancora un po', vediamo se lascia, anche se. Facciamo un piccolo spazietto, vediamo se dice, aggiunge qualcosa. Aspetta. Tanto mi conosci, sai come sono fatta, quindi vediamo se può. Questa Giulia, puoi dire ancora qualcosa? Ti lascio un attimo un po' di spazio ancora. Vedere se può dire qualcosa. Ok. Allora, prova. Perché la registrazione è finita, capito? Era proprio fi sul finire, non potevo fare diversamente. Posso soltanto ricreargli un altro spazio, un pochettino, vediamo se riusciamo. Tanto ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ok. Vediamo. E dice soffrono, allora soffrono qui in alto insieme, cioè vedo queste persone che soffrono, quindi non cambia, capito? Ok, soffrono qui in alto insieme, quindi sì. Ok, vediamo un po' se c'è qualcos'altro, aspetta. Vediamo che sono veramente stanca ormai. Allora dice la frase, allora il mio corpo è libero. Ok, quindi in questa frase il mio corpo è libero. Allora il mio corpo è libero. Allora il mio corpo è libero. Ok, quindi da un riferimento preciso. Allora, e dici il pensiero che sollievo, c'è un motivo se ha detto questa cosa, il pensiero che sollievo, ok, quindi ha un senso sicuramente, il pensiero che sollievo, ok, il pensiero che sollievo, quindi secondo me è così, questa frase sicuramente è per definire questa cosa, quindi sicuramente
È solo la persona che lo riceve lo capirà, quindi non sapendo la loro vita non posso sapere, ma è molto particolare quello che ha detto. Quindi adesso io direi veramente di chiudere perché sono veramente stanca, se no mi si abbassano le energie poi non va bene. Quindi grazie, grazie infinite a tutti, grazie a voi che avete partecipato, come sempre numerosissimi, vi ringrazio infinitamente e ci vediamo sempre su Focus fra un mese, il prossimo appuntamento con un altro ospite. Ringraziamo tanto Deborah per la sua testimonianza e tutti quelli che sono venuti a portare un messaggio. E stasera devo dire che ce ne sono stati alcuni veramente emozionanti. Vi abbraccio tutti e vi auguro buonanotte. Ciao, grazie, ciao a tutti.